Siamo al circo, alla fine dello spettacolo. Il presentatore fa entrare un elefante, si gira verso il pubblico e fa: signori, oggi un premio speciale per uno di voi. Il primo che farà mettere a sedere l'elefante riceverà 500 euro. Forza, chi vuole provare? Si alza un becchietto. Io! Prego, signore, venga! Un applauso per il signore! Tutti, bravo, 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 bravo! Questo scende, guarda l'elefante, guarda il presentatore e gli fa: oh, mi dà un minuto, arrivo subito. Prego, prego, faccia pure. Sì, che dè. Questo esce, rientra con due mattoni in mano, va dietro l'elefante, e gli schiaccia giri di famiglia. L'elefante, boom, a sedè. Presentatore guarda il vecchietto: bravo, complimenti, ecco il suo premio. Prego, si accomodi pure. Un applauso per il signore che è riuscito nell'impresa. E tutti, bravo, 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 bravo. Giorno dopo, stessa scena. Rientra l'elefante a fine spettacolo, un po' zoppo, cammina male perché insomma il giorno prima gli hanno battuto i gioielli di famiglia fra due mattoni. Vede il vecchietto già intimorito. Presentatore si rivolge verso il pubblico: signori, oggi un premio speciale. Chi di voi, senza usare nessun oggetto, farà mettere a sedere l'elefante e avrà 1.000 euro di premio? 1.000 euro, chi vuol provare? Il vecchietto: io. Prego, signore, venga, venga, un applauso. Che tutti, bravo, bravo, bravo. Questo prende l'elefante che suda freddo, gli gira intorno l'elefante lì che trema, suda freddo, con la coda dell'occhio guarda il vecchietto gli va dietro, pa, una zampata nei gioielli, l'elefante, brum, in terra. Presentatore gli dà sordi: bravo, complimenti, un applauso per il signore che anche oggi ci è riuscito. Bravo, bravo, bravo. Terzo giorno, stessa scena. Fine spettacolo, rientra l'elefante disperato che cammina male perché due giorni prima, pa, mattoni fra gioielli di famiglia. Il giorno prima, pa, una pedata, insomma, non c'ha più due gioielli di famiglia, c'ha due angurie grosse così, rosse, che non ne possano più dar dolore. Guarda nel pubblico, vede il vecchietto, due occhi spiritati così, fa il presentatore, riguarda il pubblico, vede il vecchietto, fa: oggi ti purgo io. Oggi, signori, un premio per tutti voi. Chi riuscirà a far mettere a sedere l'elefante senza oggetti, senza toccarlo, e prima di farlo mettere a sedere gli farà dire di sì e poi gli farà dire di no, riceverà 3.000 euro, 3.000 euro. Però se non ci riuscite, 1.500 euro di penale. Allora, chi vuol provare? Chi vuol provare? Il vecchietto: io! Il presentatore: bene, ora mi ripiglio i soldi. Forza! Un applauso per il coraggioso! Bravo, bravo! Questo scende, va dall'elefante. L'elefante è spiritato, trema tutto. Gli va in un orecchio il vecchietto. Elefante. Poi gli rifanno un'orecchia. Elefante. E subito dopo, boom, si mette a sedere. Presentatore ripara sordi, gli ridà il vecchietto. Un applauso per il vecchietto. Bravo, bravo. Il vecchietto fa per andare a sedere. Fa il presentatore: scusi, una domanda, prego, mi dica. Ma a sto giro come ha fatto? Semplicissimo. Prima sono andato all'elefante e gli ho chiesto: ti ricordi di me? E volevo vedere se non si ricordava di me dopo due botte in quel modo. Poi, subito dopo, gli ho chiesto: piglio mattoni o ti do la zampata? E l'elefante ha detto di no. Allora io ho detto: ora ti metti a sedere, vero?